Finale tra Barcellona e Inter. Adesso sentiamo la risposta. Gli ha chiesto. Sì. L'unica cosa che posso dire è che niente di offensivo, niente, nothing of offensive, nothing aggressive, nothing that could cause a problem with a person that I know for many years, that I like for many years and that I Ecco, la respect a lot. curiosità era che So, cosa ha detto a football things, Guardiola, football words, durante la a semifinale. little Ha bit detto, non gli ho of detto salt nulla and di pepper, offensivo. but nothing really important. Era un episodio José, che si sempre riferiva a Maggio. mentre Guardiola parlava con Ibrahimovic, Sei Mourinho si è stata avvicinato. Un'immagine considerata la molto Coppa bella del Mondo di di Ibrahimovic, Giada lui e come Guardiola che trofeo si più parlavano con importante del Ibrahimovic, per calcio cui rispetto evidentemente era incuriosita all'altro, questa come puoi giornalista sperare da per, un allenatore, di sapere che cosa si come fossero sempre detto. E detto. A sapendo che proposito di Mourinho sono questo, sempre nel attratto caso andasse al Real dall'intervento Madrid, si sussurra che potrebbe del portare Milan, Ibrahimovic al successivo Real non ha Madrid. potuto Questa è una giocarla perché è chicca andato al di Chelsea. mercato, che, Immagino una che voce Mourinho che voglia gira. vincere la Supercoppa europea con l'Inter. Primo. Secondo, se ti mancano 23 anni per lavorare ancora, per allenare, togliendo i 4 o 5 che aveva la Federazione Portoghese, cosa fai dopo? Non sono parole mie, però qualcuno ha detto, non so chi ne ha detto, però qualcuno ha detto che dove c'è un campo di calcio, giocatori e qualche pallone, io sarò felice. Qualcuno ha detto questo, non io. Però basicamente sarà così. Io sì ho una squadra per allenare con condizioni di lavoro bene, con obiettivi definiti. Io lavorerò. Ho detto già che volevo fare Spagna, volevo fare Inghilterra, volevo fare Inghilterra di nuovo, volevo fare Portogallo. Però se devo lavorare in un altro paese, per me non sarà un problema. Se parlo l'idioma e se ho facilità di comunicare, non è un problema per me. Non può essere Alemania che non parlo niente, non può essere. Però basicamente posso lavorare in tutti i posti, non è un problema per me. Penso di avere sempre lavoro in questi anni che voglio lavorare, non sarà un problema per me. La Intercontinental continua a dire che la Intercontinental è importante per il club, perché un club dice io ho vinto la Intercontinental, io sono campione del mondo. Per esempio Ibra ha vinto la Intercontinental. Chi ha fatto Ibra per vincere la Intercontinental? Ha giocato contro una squadra di Australia e con una di non so dove, con una squadra Estudiantes, no? Con Estudiantes, no? I giocatori che hanno fatto tutto il tragitto è una cosa diversa. E per questo io dico, se è un tragitto di 15 partite, se è un tragitto di 15 partite, se tu falli 15 partite, ok, arriva con piacere. Se tu fai solo due e gli altri 13 hanno fatto altri, non mi sembra che è un grandissimo successo a livello professionale. La Champions è la competizione, è l'Eldorado, no? L'Eldorado del calcio di club è la Champions. Per me sta molto, molto, molto chiaro. La Supercoppa europea è una Supercoppa, è una partita. No? Non so se tu ti ricordi, però la mia prima partita con l'Inter è stato contro la Roma in Supercoppa e dopo la partita io ho detto ok, io ho vinto questo titolo, però questo titolo è di Mancini perché lui ha vinto il campionato, non io. Io gioco questa partita perché lui ha vinto il campionato, non perché io ho vinto il campionato. E per questa ragione le Supercoppe e le Coppe Intercontinental sono solo una conseguenza di qualcosa che si è fatto. No, le Supercoppe per me non sono i titoli che tu dici ho vinto la Supercoppa. Supercoppa è una cosa piccola. E niente, però l'Inter si vuole giocare Intercontinental, si vuole giocare Supercoppa a Monte Carlo, deve vincere domani. Se
senza vittoria domani non c'è né Intercontinentale né Supercoppa a Monte Carlo. Quella battuta su Ibrahimovic è casuale, quello accostamento alla Coppa Intercontinentale vinta senza grandi avversari? Oppure no? Se vogliamo interpretare malignamente questo disinteresse da parte di Mourinho verso la Supercoppa, ci fa capire che probabilmente andrà via, però insomma, mi sembra troppo riduttivo, perché è stato molto onesto e professionale nel dire, ne riparleremo dopo la finale di domani. Stato sempre comigo neste trajeto che eu faço desde 2004, quando saí de Portugal, estão comigo. Aqueles que não estão, e o Mourinho che quindi considera più che mai la Champions di domani come la grande finale, con la manifestazione più importante, dalla quale poi nascono le altre, che però indubbiamente sono forse meno significative. Lui ha capito qual è l'interpretazione anche da parte di tutti i tifosi interisti che aspettano questa Coppa da 45 anni, per cui il suo pensiero è quello. To become the third tomorrow. Were that to happen, how do you think history and football would judge you? And secondly, you said you cried at Stamford Bridge. Was that because of a sense of unfinished business and that there could be a chance one day of you going back there? No, in Chelsea, at Stamford Bridge, I cried because... I pianti allo Stamford Bridge, le sue lacrime piene di emozione. During 90 minutes, I didn't think that I was playing against friends. After the game, I realized that my friends were out of the competition. Nei primi minuti non mi rendevo conto di giocare contro degli amici, poi alla fine della partita ho capito che avevo sbattuto fuori dalla competizione i miei amici, si riferisce agli amici del Chelsea. That's why some players, they score goals against a previous team and they don't celebrate. You know, that's part of the empathy people has. And in Chelsea I was so happy. Ci sono tanti giocatori che non esultano quando segna contro da ex, contro la ex propria squadra. That I feel I still belong a little bit to them and they belong still a little bit to me. So that game was crucial for Inter. Without that victory wouldn't be here today. It was very, very important for us. But I felt a little bit in a difficult emotional situation. But that's part of life. You know, la svolta dell'Inter, Chelsea against AC Milan. Tutte queste cose fanno parte della vita alla fine. Coming back to San Siro to play against Milan, I can guess he can have a little tear, at least. So that's part of life. I know, Mr. Riagel and ha ribadito il concetto che appunto tutte queste cose qui fanno parte della vita. Mr. Adesso Happel, sentiamo la prossima domanda. Two victories in two different clubs. Tomorrow or me or Louis van Gaal, so for sure a third man will be in that group. Hopefully, I speak by myself and I can speak also for Louis, because I saw him today and I saw him very, very strong, in very good shape. Me and Louis, we will carry on in our jobs, and the one that doesn't do it tomorrow will do it in the future. So I think both of us, we will join that group. One tomorrow, one later, but I feel both we will join the group.